qui l'RSU ATAF sta manifestando. Come potete vedere dietro di me ci sono tutti dei fogli che rappresentano quelli che sono i ritardi più eclatanti, vero? Sì. Ce ne può mostrare qualcuno? Allora guardi, questo è veramente linea 57, 72 minuti, 70, 55 minuti. Sono tutti chiaramente ritardi che vanno poi a gravare su quello che è il servizio e che quindi rende in sostanza scontenti i cittadini. E certo che sì, è certo che sì. Ecco perché le nostre proposte vanno in una direzione diversa da quelle che vorrebbero mettere in campo sia azienda ATAF che Comune di Firenze. Non vi sentite sicuri? No, assolutamente, assolutamente. È diventata veramente una moda la caccia all'autista. Anche ingiustificatamente, cioè anche quando non ci sono ritardi, anche quando non c'è niente, cioè veramente la gente individua nell'autista il responsabile, cosa che invece non è così. Siamo vittime anche noi perché siamo all'interno dell'autobus, siamo confinati lì e facciamo festa sempre più tardi, perché se io ho 50 minuti di ritardo è chiaro che non posso far festa al mio orario, allora faccio festa più tardi, lavoro di più, lavoro in delle condizioni bestiali. Cioè, siete in una posizione un po' critica? Siamo tra l'incudine e il martello, sì, in effetti sì, e chiediamo più attenzione sia al prefetto, abbiamo chiesto un incontro in prefettura, al prefetto, perché è una questione chiaramente di ordine pubblico, stiamo attendendo di poter effettuare l'incontro con lui e vediamo un momentino se ci possono essere delle diciamo così, iniziative da mettere in campo per cercare di rendere più sicuro e tranquillo questo lavoro.